La parola di oggi è maniscalco. Il maniscalco, nella conoscenza comune, è l'artigiano che ferra i cavalli e altri animali, da lavoro, da sella, da tiro. Così definito appare un mestiere semplice e umile, ma non è così. Il maniscalco deve associare alla necessaria abilità manuale e alle conoscenze proprie del fabbro anche nozioni dell'anatomia degli arti, conoscere le andature e gli appiombi del cavallo, perché è suo compito realizzare una ferratura che tenga conto della conformazione individuale dell'animale, facendo attenzione anche alla scelta del ferro, che va fatto in funzione dell'impiego dell'animale. Non a caso la sua attività è tradizionalmente definita come l'arte della mascalcia, arte addirittura. Infatti il maniscalco ha un'importante e delicata funzione anche nella cura dei cosiddetti cavalli scalzi, cioè di quei cavalli che vengono allevati senza ferrature. Attività essenziale del maniscalco è infatti anche il pareggio, che consiste nella asportazione dell'eccessiva crescita delle varie parti dello zoccolo rivolte verso il suolo. Non dimentichiamo infatti che lo zoccolo è un'unghia, che quindi cresce continuamente per compensare quanto viene consumato dall'uso. La parola maniscalco e le sue varianti antiche, manescalco, maliscalco e marescalco, e anche il latino medievale mariscalcus, derivano con ogni probabilità dal franco markschalk, composto da mar, cavallo, e schalk, servo. Quindi il significato di maniscalco originariamente è servo addetto ai cavalli. L'ufficio di maniscalco prese particolare rilievo in età carolingia, quando al sovrintendente delle scuderie del re o del signore vennero riservati particolari privilegi o attribuzioni. Nelle corti medievali era un alto dignitario, in quanto capo supremo delle scuderie regge, e che poteva essere anche investito del comando dell'esercito. Dal titolo feudale derivarono due sostantivi di diverso significato nella lingua moderna, e cioè maniscalco nel significato sopradetto, ma anche maresciallo. Il titolo di maresciallo, infatti, nacque come grado militare onorario, maresciallo, nella Francia dell'XI secolo, e questa persona investita di questo titolo, da dignitario incaricato di sovrintendere alle scuderie del re, identificò poi generalmente un membro fidato della corte. Oggi nell'esercito il maresciallo è un grado militare, il massimo grado dei sottufficiali, e svolge generalmente funzioni importanti, però è anche un titolo onorifico in uso in varie forze armate del mondo. Infatti, può essere rivestito di questo titolo anche il comandante supremo di un esercito, spesso istituito unicamente in caso di guerra. Anticamente il termine maniscalco aveva anche il significato di guida, maestro, come fa Dante, che nel canto 24 del Purgatorio indica in Virgilio e Stazio due maestri, dicendo: «E io rimasi in via con esso i due che fuor del mondo si gran mariscalchi». Arrivederci a presto con una nuova parola.